Questa decima edizione del rapporto mostra un calo di soddisfazione da parte degli europei, da parte dei cittadini verso i sistemi sanitari, nazionali. Se l'aspettava? Ma devo dire in buona parte sì, sicuramente sul nostro paese che è l'Italia, però abbiamo avuto modo di osservare che è un fattore alquanto comune un po' in tutti i paesi in Europa. Ci sono delle problematiche evidentemente che sono trasversali, che toccano tutti e che necessitano veramente di essere approfondite per trovare soluzioni diverse. Se guardiamo l'Italia basta vedere. Io so che il ministro, non perché lo so io, ma perché l'ha pubblicamente dichiarato, per amor di Dio, è il problema che abbiamo con le liste di attesa, problemi che abbiamo dell'accesso anche alla prevenzione, soprattutto delle persone magari più fragili, più anziane, quindi tutto sommato non è stata assolutamente una sorpresa. Fra i dati più emergenti, più impressionanti, c'è quello della solitudine che colpisce soprattutto i giovani. Assolutamente sì, è un dato quello, devo dire che anche a me ha colpito molto, tanto, è un po' lo specchio, un po' purtroppo anche dei nostri giorni, come allo stesso modo, lo dico, qualche altro dato che a me ha colpito è come sia minore la fiducia da parte delle donne rispetto agli uomini e questo è un dato che devo essere onesto, non me lo sarei mai aspettato, anche se la fiducia è molto alta, però è meno alta nelle donne rispetto agli uomini per quanto riguarda la fiducia della medicina tradizionale. È un altro dato che mi ha abbastanza incuriosito e colpito. Questo rapporto è anche utile per i decisori politici, l'avete ricordato anche oggi. Assolutamente, tanto è vero che tutta una serie di informazioni che vanno condivise assolutamente con tutti gli stakeholder, con i nostri politici, con tutto il sistema salute, affinché si possa ascoltare dal territorio e trovare insieme delle soluzioni che possano migliorare ovviamente la situazione generale.